Care amiche e cari amici, voi sapete, appena posso il mio video lo voglio mandare da qua, da San Siro, dalla rassicurante sagoma di San Siro. A proposito, poi oggi vi diremo di più circa l'esito del dibattito pubblico. Oggi c'è stata la conferenza stampa del responsabile di questo dibattito pubblico, Pillon. E mi sembra di capire una cosa, già ve la posso anticipare: o San Siro verrà demolito o rimarrà e non ci sarà l'altro stadio qua, perché la ristrutturazione di San Siro non è nemmeno presa in considerazione dalle squadre. Quindi partiamo da questo punto, subito da questo punto importante. I mondiali iniziano domenica, una giornata importante, una giornata simbolica. Inizia una grande festa del calcio alla quale manca l'Italia, ma ci sarà la Jalapas Band, ci sarò con loro dagli ottavi di finale, dalle partite del 3 di dicembre, e ci divertiremo. Volevo sempre ricordarvi questo appuntamento. Ma andiamo subito al tema, le parole di Maldini, le parole così, Maldini un po' laconico, ecco, mi sembra l'aggettivo giusto, laconico, circa il rinnovo di Leao. Abbiamo provato a chiuderla entro la sua partenza per il mondiale, cioè il 13 novembre, ma non ce l'abbiamo fatta. Le sensazioni, è inutile che ve le dica, non è una questione di sensazioni, è una questione di realtà. La realtà è che è una trattativa complicata. Attenzione ai rapporti di Leao con Galtier, attenzione ai rapporti di Leao con Campos. Io la squadra che temo di più, come sempre, bisognerà vedere l'evoluzione della questione riguardante Neymar e Mbappé, però secondo me se il Paris Saint-Germain perdesse uno dei due, avrebbe solo un grande obiettivo, che è Leao. Non ci sono dubbi che Campos e lo stesso Galtier e lo stesso presidente del Paris Saint-Germain, come giocatore, come spettacolarità, come divertimento, è proprio un giocatore da Ville Lumière secondo loro, non secondo noi che vorremmo tenere Leao. Io temo soprattutto il Paris Saint-Germain, e se vi dico che temo il Paris Saint-Germain è perché forse anche a casa Milan temono il Paris Saint-Germain, temono l'incursione del Paris Saint-Germain. Quando non si sa, cioè, mi sembra però chiara una cosa e io ve la ribadisco subito: o si chiude per febbraio-marzo, oppure che riusciamo in un blitz a un anno dalla scadenza diventa difficile, anche perché il Milan secondo me non andrà per le lunghe. Appena capisce che o per i problemi dell'entourage o per una certa confusione nel capire con chi parlare o trattare, il Milan andrà subito su altre soluzioni e soprattutto metterebbe sul mercato Leao. Vedremo come ci sarà l'evoluzione della questione. Mentre buone notizie per Bennacer, le voci di questa mattina, che approfondirò domani però, parlano di un prossimo incontro con Sissoko, che è l'agente di Bennacer e di Adli. Bennacer, Adli, Sissoko ovviamente ha da discutere con il Milan per quello che riguarda Adli, circa le intenzioni del Milan, perché il giocatore non va mai in campo, vuole giocare, vuole essere protagonista, è un giocatore ricco di personalità, quindi bisogna capire quali siano le intenzioni di Pioli, e quindi Sissoko vuole capire questo per eventualmente chiedere la cessione, sempre in prestito, un giocatore che mi terrei ben stretto. E poi Bennacer, il fatto di incontrare Sissoko vuol dire che l'evoluzione sta, che la trattativa o perlomeno i contatti
si stanno infittendo, perché il Milan, ripeto, vuole tenere Bennacer. Lì è una questione pura di denaro, di trovare l'accordo tra le richieste intorno a dai 4 ai 4 e mezzo al Milan che è dai 3 e mezzo ai 4. Non c'è una grande differenza e quindi secondo me lì tutto potrebbe procedere bene. Dovrebbe esserci, secondo i colleghi di Tutto Sport, un incontro già la settimana prossima, quindi vediamo se ci sarà questa evoluzione. Però ritornando a Leao, chiaro che noi in questo momento il mercato è ancora lontano, vi ho già detto che a gennaio difficilmente il Milan farà operazioni, però bisogna pensare, il Milan deve pensare eventualmente alla sostituzione di Leao nel caso che non riuscissimo, il Milan non riuscisse a diciamo così, a mettere, a dare una svolta positiva per quanto riguarda la trattativa, capire che ci siano le basi, la volontà per chiudere la trattativa. In questo caso io ho sempre solo un nome, ma che Lang, che Kudus, che poi oltretutto non gioca a sinistra, che Antonio Nusai, no, ce n'è uno solo uno, ed è anche il titolo del mio video, nel caso andasse via Leao, uno solo, e lui è il mio idolo, vi assicuro, guardatelo, in questo momento gioca poco nel Leeds, ha 9 partite e 2 gol, non so, anche perché poi il 28 settembre, quindi un mese fa, ha giocato in nazionale, quindi vuol dire che il giocatore sta bene e ha segnato nell'amichevole contro il Messico. Lui è Luis Sinisterra, il colombiano. Mi delizia, è un giocatore che realizza gol. Il costo, il Leeds l'ha pagato 25 milioni più 5 di bonus. Cifre assolutamente abbordabili per un giocatore di 23 anni. La mia sensazione è che possa essere un giocatore da San Siro. Non gioca molto nel Leeds, può darsi che o per problemi fisici o magari non lega molto con l'allenatore della squadra inglese, e dunque potrebbe infilarsi il Milan. Io mi auguro proprio che Sinisterra possa essere, nel caso, brutto caso, andasse via Leao, l'alternativa più da San Siro. In questo stadio certamente esalterebbe questo giocatore, è il mio preferito, mi interessa anche la vostra opinione. Quando leggo, dicevo, di Okafor, 35 milioni, il Milan non li spende. Il Milan, credo che dopo l'esperienza anche legata a Paquetà e a Piontek, l'esperienza legata a De Ketelaere, che al Milan sono convintissimi che sarà un grande giocatore, credo che il Milan queste cifre le potrebbe investire su giocatori sicuri. Ormai sul giocatore giovane molto caro, credo che sia l'ultima volta che il Milan investa. Quando un giocatore giovane, molto giovane, diciamo supera ormai la soglia della fama per cui viene le squadre, tante squadre lo richiedano, il Milan mollerà il colpo, secondo me. Perché o il Milan va sul giovane alla Theo Hernandez 20 milioni, 28 Leao, però è già una cifra importante, con Leao la cifra è stata investita benissimo. Bene, se succedesse questo, credo che se la cifra fosse così alta, credo che il Milan mollerebbe il colpo. Mentre Sinisterra è già un giocatore, diciamo, sicuro, un giocatore che giocava nel Feyenoord, quindi nel catino caldo del tifo olandese fra i più accesi. Non avrebbe problemi a giocare qua, sarebbe proprio il giocatore che potrebbe richiedere una cifra importante, ma diciamo una cifra ben ponderata su un giocatore che garantisca subito una certa qualità, una certa continuità, una certa personalità. E proprio lui è il mio sogno è proprio Luis Sinisterra. Andate a vedere dei filmati su YouTube, si vedono, non vuol dire molto indubbiamente perché gli highlights a volte tradiscono, però è un giocatore che mi piace tanto. Vi ricordo stasera il Q&A, il questions and answers,
e parleremo di tante cose, magari mi interessa anche la vostra opinione su Sinisterra. Intanto nei prossimi giorni capiremo quali saranno le emittenti che trasmetteranno le tre partite del Milan, quella con la Eindhoven il 30 e prima in Dubai quella con Liverpool e Arsenal. Quindi sono le tre amichevoli che potrebbero vedere anche il ritorno, perché ormai manca ancora un mese circa, il ritorno degli infortunati. Quale potrebbe essere la formazione di Salerno? Beh, io credo che non andremo lontano da una formazione con Maignan, con Calabria, con Tomori, Kalulu, Teo Hernandez certamente, con Benasser, Tonali, con Selemekers o Messias, con De Ketelare, vediamo come uscirà dal mondiale, con Leao e con Giroud. Questa potrebbe essere la formazione tipo. Si parte da questa formazione, eventualmente alternativa a De Ketelare, Diaz per certe partite, Krunic per altre, e sarà questa la formazione che ci porterà avanti nelle partite fondamentali di campionato e di Coppa nel mese di gennaio-febbraio. Direi che è la formazione più forte, attenzione magari all'inserimento di Dest all'alternativa a Calabria. Florenzi punta, è proprio notizia, ha avuto un incontro qualche giorno fa in una scuola Florenzi, e lui punta a ritornare in piena efficienza per il match contro il Tottenham. Quindi stanno tornando tutti gli infortunati e ovviamente numero uno degli infortunati, oltre che Calabria, Selemekers, guardo sempre a Zlatan Ibrahimovic. A proposito, chiudo con una curiosità. Sapete come chiamano in Francia quelle giocate splendide, le giocate che abbiamo esaltato, che abbiamo ammirato, che abbiamo applaudito del nostro caro Oliviero Lo Sparviero, il giratore cortese? Ricordo il gol ovviamente con lo Spezia, ricordo il gol ovviamente col Bologna. Le chiamano, è meraviglioso questo neologismo, Zlataneri, viene da Zlatan, Zlataneri, proprio una Zlatanariata, una Zlatanriata. È meraviglioso questo modo di chiamare queste prodezze, queste acrobazie volanti, questi tuffi meravigliosi verso il gol, proprio delle zlatanerite, ed è proprio così chiamano i francesi. L'ho letto ieri e volevo trasmettervi questa notizia. Vi ringrazio ancora per tutti coloro che sono andati ad ascoltare dalla macchina, da casa, l'episodio numero 8, 9, 10 del mio podcast sulla storia rossonera. Ho ricevuto tanti complimenti, vi ringrazio, e vi ricordo anche di scaricare l'applicazione numero 10 dal link in descrizione. Tutto sul mondiale, tutto sul mercato. Se vi è piaciuto questo video da San Siro, vi mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, siamo già a 137.000 e più, e poi attivate la campanella. Signori, il tempio laico che ci tiene compagnia da tutta la nostra vita, San Siro.